I tiranni di una volta si chiamavano Borbone, quelli di mo' Savoia. Ma mo' basta. Ma ci siamo ribellati. Perché la Repubblica Universale è possibile. È stata letteralmente una missione quella di Ulderico Pesce nei confronti del caso di Giovanni Passannante. Una missione che insieme al cantante Andrea Satta e al giornalista Alessandro Adefeo ha portato l'attore da un capo all'altro dell'Italia con uno spettacolo di impegno civile e divulgativo. Sul primo gradino della carrozza. Passannante era un cuoco povero di un paesino della Lucania, imbevuto di ideali di democrazia, sviluppo sociale e uguaglianza. Quegli ideali che lo avevano portato nel 1878 ad avvicinarsi al sacro corpo del re Umberto I e a sferrargli un colpo con un coltellino lungo quattro dita, provocandogli una ferita superficiale. In seguito un processo contrassegnato da torture indicibili, con l'unica speranza per il cuoco che era quella di fingere una pazzia che mai questo anarchico avrebbe accettato di simulare. E così l'atroce vendetta della casa regnante, la condanna a morte commutata in ergastolo, l'internamento in una cella minuscola, la pazzia infine raggiunta tra le piaghe e l'isolamento. E ancora un manicomio criminale in cui sarebbe infine arrivata la morte come una benedizione. Quello che senz'altro avrebbe giovato a un film come Passannante sarebbe stata una maggiore compattezza di tono. Tuttavia non ce la sentiamo di bocciare il film diretto da Sergio Colabona, proprio per il bisogno intrinseco di opere come questa.